È stata una domenica di sport a Barcellona Pozzo di Gotto grazie all'inaugurazione del campo polivalente di Contrada Manno, struttura dotata di un buon terreno di gioco, di ampi spogliatoi, di 96 posti per il pubblico e di una copertura che consentirà di giocare a calcio a 5 e a pallamano anche in caso di maltempo. Assessore, oggi si consegna alla cittadinanza questo piccolo gioiello. Sì, finalmente. È un momento importante per il calcio a 5. Che è uno sport indoor e che Barcellona non aveva una struttura destinata appunto a questa disciplina, e quindi da domani, diciamo, le associazioni sportive che svolgono questa disciplina possono fare richiesta al comune per cominciare a organizzare la loro attività all'interno di questa struttura. Quanta soddisfazione c'è da parte dell'amministrazione comunale? Quando finisce un'opera è sempre qualcosa di importante. È un'opera che è iniziata con l'amministrazione materia, è giusto riconoscere il lavoro di chi ci ha preceduto. Io quando abbiamo iniziato questo percorso, almeno su questa struttura, diciamo che abbiamo avuto un primo contatto con l'assessore Tommaso Pino, che era l'assessore dei lavori pubblici, e insieme abbiamo individuato in un bando dell'assessore della famiglia l'opportunità di poter accedere a delle risorse per realizzare quest'opera, e oggi questo è il risultato dopo un paio d'anni ed è un risultato importante, e come amministrazione non possiamo che essere contenti, perché lo sport senza le strutture non si può ovviamente fare. Una struttura agibile per qualsiasi categoria? Sì, addirittura abbiamo già fatto l'omologazione, e anche in virtù del fatto che abbiamo lì accanto anche degli spogliatoi assolutamente ristrutturati e nuovissimi, rappresentano un fiore all'occhiello anche nel panorama di quelle che sono le strutture sportive sul calcio a 5 a livello regionale. L'assessore Molino ha voluto sottolineare che l'opera iniziata dall'amministrazione materia si è conclusa grazie anche alla preziosa collaborazione dell'assessore Paolo Pino, che è riuscito a percepire un finanziamento per finire i lavori e consegnare il campo alle nuove generazioni. Sindaco, un momento importante per lo sport barcellonese. Indubbiamente, sono particolarmente felice di aver portato a termine la mia amministrazione, di aver portato a termine questo progetto che parte da qualche tempo e che è con tutta una sequela di difficoltà che sono state arginate, sono state superate, siamo arrivati alla conclusione ed ora consegniamo alla città di Barcellona, ai barcellonesi, ai giovani, agli sportivi, ai ragazzi, un luogo di aggregazione che è di particolare pregio, come sicuramente voi potete far apprezzare e vedere. C'è particolare cura per gli impianti sportivi? Ma non c'è dubbio, recentemente abbiamo anche collaborato con la società di atletica leggera per cercare di colmare quel vuoto che c'era in relazione a delle attrezzature che impedivano di svolgere anche meeting di un certo rilievo, e recentemente sono stati consegnati, e quindi oggi, anzi, vi posso già dire che fra qualche tempo ci saranno dei meeting a livello nazionale e forse anche a livello internazionale. È chiaro che il tutto grazie a quella bellissima pista di atletica leggera che c'è al Dal Contres. Bisogna dire che oggi è una bella giornata di festa per Barcellona. Ma certo, ogni volta che c'è un qualcosa di nuovo, ogni volta che si consegna un'opera alla città, ripeto, anche noi, anche se noi in questa fase siamo la parte ultima di esecuzione di un progetto che parte al monte, è una bellissima cosa, ma soprattutto anche quando riguarda lo sport, perché lo sport è socialità, è aggregazione, lo sport dovrebbe essere il punto di riferimento di grandi valori. All'inaugurazione erano presenti i massimi vertici barcellonesi della Federazione Italiana Gioco Calcio e dell'Associazione Italiana Arbitri. La giornata si è conclusa con una partita amichevole tra la Mortelliti e una rappresentativa di giocatori barcellonesi, arbitrata dall'arbitro nazionale Marilena Catanese, e con gli inni nazionali Italia e Ucraino, per mandare un messaggio di pace attraverso lo sport.
per adesso il mio popolo ucraino sta combattendo per trovare pace non solo per noi, anche per tutto il mondo. Che momento è questo per voi? Un momento della verità, della nostra libertà, della nostra resilienza, della nostra forza. Ci voleva per forza la guerra per trovare un pochettino di serenità? Non volevamo noi la guerra, Putin cercava e ha trovato nella nostra terra purtroppo. Ha parenti in Ucraina? Sì, ho parenti, ho amici, ho colleghi, il mio cuore adesso sta lì. Siete in contatto con loro? Sì, ogni giorno, ogni ora sto in contatto con loro perché molto preoccupata. Quanta paura c'è? Forse più sentono più forza di paura per adesso, perché ormai prima sciocchezza di paura è passata. Adesso sentono molto forti e uniti, questo io lo sento almeno così da lontano. Non hanno più paura. Lei vorrebbe ritornare? Sì, voglio ritornare. Ho programmato per me che in aprile-maggio devo tornare e festeggiare in Khrushchev nostra vittoria di Ucraina, per forza. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo vincere questa guerra, anche se non abbiamo cominciato noi.